Ehi, Mike, mi senti? Mike Beats? Mike Beats, mi senti? Ma che pagliacciata è? Stiamo raschiando il fondo del barile, amico. Attenzione! Ma che è successo? Dai, si è ribaltato. Bentornato. Non ci crederai, stiamo spostando Big Red sul terreno che ho comprato. L'ultima cosa da fare è rompere il camion. Quest'anno abbiamo rotto troppe cose. Ok, Mike, gira verso l'interno. Ma che c***o fai, Mike? Ma non lo vedi? Ecco, sei contento? Questo periodo dell'anno è piuttosto innaturale. Voglio dire, cerchiamo di fare il nostro lavoro, in attesa di una botta di fortuna. Sai, il tempo sta cambiando, non si può negare. E poi sta gelando. Stamattina è sotto lo zero, ma dovremmo ancora riuscire a muoverci. Quindi tutto ciò che possiamo fare è sperare di, ecco, avere ancora qualche giorno per trovare più oro. Ehi, Rick, mi senti? Sì, ti ascolto. Amico. Devi venire immediatamente qui allo scavo a monte. Sbrigati. Questo devi vederlo. Devo vedere cosa? Che succede? Niente di buono, amico. L'inverno è arrivato nel Klondike. Rick Ness dispera di produrre utili nella prima stagione. Ma manca ancora 1,7 kg all'obiettivo di 30 kg, e cioè $1,200,000. Ma che c***o, amico? È una brutta storia. Agghiacciato stanotte. Gli irrigatori non girano neanche. No, proprio non va. Oh! Sì, oh. È solido come una roccia. Com'è successo? Ha fatto davvero troppo freddo stanotte. Rick aveva installato degli irrigatori che riuscivano a tenere scongelata la miniera. Ma la drastica riduzione della temperatura ha fatto sì che, invece di ammorbidire il suolo, l'acqua forma ora uno strato superficiale di ghiaccio solido. Sotto il ghiaccio si trova ancora oltre mezzo metro di scavo, che è ancora scongelato e che potrebbe contenere abbastanza oro da costruire un ottimo profitto per Rick, i ragazzi di Milwaukee e le loro famiglie. Beh, spero che ci siano almeno 60 centimetri di scavo scongelato. Quindi ora è il c***o di momento di togliere questi spruzzatori di merda e iniziare a scavare di nuovo prima che c***o sia tutto congelato e bloccato per il resto dell'anno. È una c***o di pista di pattinaggio, Terry! Diamoci una mossa, chiama tutti qui. Muovete il c***o, portiamo tutte le macchine qui dentro. La sola speranza di Rick è di portare il terreno ancora morbido nell'impianto. Dai, andiamo! Prima che si congeli e diventi duro come roccia. L'inverno si avvicina e lo fa velocemente. Ho fissato un obiettivo, ho intenzione di stare qui fin quando non lo raggiungo. Spaccherò ghiaia ghiacciate a costo di fare a pezzi l'escavatore. Sei serio? Cerchi di fare il duro con me? Non ti sapevo così sensibile, Ben. Ehi, Tina, perché ora non ti giri e mi vieni accanto vicino a questo fosso, così ti carico? Rick chiama un camion e un autista supplementari per trasportare la terra all'impianto. Attenzione! Ma che fai? Oh, 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 oh! Oh! Ha appena colpito il camion, dannazione! L'autista del camion da carico, Tina, è in difficoltà. Non ho visto nulla. Che è successo? Tina ha colpito il camion di Z. Freya stava in piedi sul camion. Metteva la action cam sul cassone.
un membro della troupe, Freya, stava montando una mini telecamera sul veicolo quando è stato colpito. Un medico gli sta curando la ferita sull'occhio. Freya sta bene? Non lo so ancora. Cos'è successo? Freya e il medico vanno a Dawson per ulteriori cure. Quando ho colpito il camion ci è mancato poco che uccidessi una persona. Non essere troppo dura con te stessa, stanno tutti bene. Ancora non riesco a crederci, Ben. Va tutto bene, va tutto bene. Non me ne frega un c***o del camion, sono contento che tutti stiano bene. Poteva andare molto peggio. Abbiamo superato l'obiettivo. Voglio dire, 185 kg sono già alle nostre spalle, ma stiamo pagando più royalty in questa stagione che nelle precedenti. È incredibile. Parker Schnabel ha raggiunto il suo obiettivo di 7 milioni e 200 mila dollari, ma durante i 5 anni passati ha pagato un canone sconcertante di 3 milioni e 600 mila dollari al proprietario Tony. Una somma che ha fatto preoccupare suo nonno. 5 anni fa, suo nonno John ha ispirato la sua missione. Parker, vorrei svincolarmi da Tony e guadagnare abbastanza per comprare una tua concessione. Dopo aver finalmente raggiunto un accordo con Tony, Parker ora può estrarre dal suo terreno. Bank cut. Mi piacerebbe che la nostra stagione finisse con l'oro estratto dalla nostra terra. Per prepararsi alla prossima stagione di estrazione dal suo terreno, Parker ha bisogno di valutare quanto oro contiene. La cosa più importante, se scaveremo qui l'anno prossimo, è farci un'idea di che cosa c'è in questo terreno. Ci stiamo dirigendo verso un suolo da cui non è stato estratto prima neanche un grammo d'oro. Stiamo andando verso l'ignoto. Per prima cosa deve trasferire Big Red. E con l'inverno che si avvicina rapidamente, deve agire con tempismo. Oh! Bentornato. Come vanno le cose? Bene, come stai? Meglio ora. C***o, amico, che ti hanno messo? 2 placche, 13 viti e 36 punti. C'è stato un incidente in barca qui a Scribner Creek e un ragazzo si è fatto piuttosto male. Un mese fa, quando Parker si è scontrato con la sua barca contro quella di Mitch, Mitch è stato portato d'urgenza all'ospedale con un braccio rotto. Beh, non che valga molto, ma c***o, mi dispiace. Amico, non è colpa tua. Sì, ma... Fino all'imprevisto è stato divertente. Molto divertente. Sono contento che tu sia tornato. Voglio dire, non è ovvio. Se vuoi andare a casa, puoi farlo. No, sono pronto a lavorare.